3 indagati di cui 2 arrestati, 5 mesi di indagini meticolose con l'ausilio di supporti tecnici e il fondamentale contributo del RIS di Roma, un'organizzazione criminale potente, composta da elementi spregiudicati capaci di colpire in qualsiasi momento, centinaia di colpi di Kalashnikov sparati anche in pieno giorno all'indirizzo dei parchi eolici. 4 gli episodi in questione avvenuti tutti nel territorio di Lacedonia, alla località Calaggio al confine con la vicina Puglia, che hanno visto impegnati nelle indagini i carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi, Barletta e Cerignola, una vicenda giudicata particolarmente allarmante dal procuratore della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo. Il fatto che sia stata ipotizzata e condivisa da parte del giudice l'esistenza di un'organizzazione ci fa capire che dobbiamo capire di altre persone che hanno concorso a questi fatti e che allo Stato sono rimaste ignote, cercare di identificare e di ampliare la rete criminale, portandola al vero livello che noi pensiamo ci sia alle spalle. Avevano disponibilità sicuramente di armi così potenti, avevano sicuramente disponibilità di mezzi e munizioni e abbiamo probabilmente stroncato sul nascere quella che poteva effettivamente attecchire sul territorio a confine con la Puglia e creare problemi molto più grossi di quelli che poi in realtà ha determinato.